Grazie per questa lettura, sì, emozionante leggere questi testi. Emozionante questa sera, davvero. Grazie a Fanny Cadeo, allora abbiamo visto... Grazie, grazie. Abbiamo capito prima che Madre Teresa di Calcutta è venuta varie volte qui a Roma, noi siamo andate a visitare proprio la casa d'accoglienza nella quale lei è stata, la casa di amore. Nel cuore di Roma, nel convento di San Gregorio al Celio, c'è la sua stanza, piccola e povera, come lo è stata lei tutta la vita. Di fronte, la cappella con il crocifisso e la scritta «I thirst», «Ho sete», e le strisce azzurre dei sari, segno di speranza in tutti i Getsemani del mondo. Accanto al convento, la casa d'accoglienza, per chi è senza fissa dimora, dove cibo, igiene e cure placano la sete di dignità di ogni uomo, e dove disperazione, malattia e miseria possono trovare pace sotto la croce di un Dio, assetato dell'amore degli uomini.